Ciao a tutti amici di Celebrity Stardom. In questo video vi sveleremo alcuni fatti sorprendenti su Antonella Fiordelisi, noti a pochi. Siete pronti? Ma prima di iniziare vi preghiamo di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente e per sostenerci. Il vostro supporto è fondamentale per noi. E ora cominciamo! Sapevate che Antonella Fiordelisi, o Nellina come la chiamano i fan, ha recitato in un film del regista Lucio Bastolla intitolato Passepartout Operazione Zero insieme a Lucio Bastolla stesso, Giacomo Rizzo, Maurizio Mattioli, Gianni Parisi, Yulia Meyerchuk e altri attori di fama? Si tratta di una commedia della durata di 90 minuti, uscita nel 2019, in cui Antonella condivide il set con un gruppo di giovani desiderosi di trovare lavoro in un'epoca in cui questa ricerca è sempre più difficile. Ma c'è di più. Nel 2021 Antonella è stata fidanzata con Akash Kumar, un modello e personaggio televisivo di origini indiane da parte di padre e brasiliane da parte di madre. Akash è stato oggetto di critiche per un presunto intervento chirurgico per modificare il colore degli occhi, un'ipotesi da lui smentita categoricamente. E sì, Antonella Fiordelisi è anche una donna di cultura. Dopo il liceo ha proseguito i suoi studi laureandosi in scienze politiche, dimostrando che dietro alla sua bellezza c'è anche una mente brillante. Infine, una storia alquanto commovente. Antonella Fiordelisi ha condiviso con il pubblico il dolore per la rottura con sua sorella Maria Antonietta, un capitolo doloroso nella sua biografia. Ecco, speriamo che questi dettagli poco noti abbiano suscitato il vostro interesse e curiosità su Antonella Fiordelisi. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Restate con noi per ulteriori curiosità e storie affascinanti sul gossip. Grazie e alla prossima!